è la realtà, guardate dove siamo. Pranzo fuori, ciao ragazze, visto che mi chiedete sempre consigli su pranzo fuori, idee per mangiare fuori, l'altro video che vi ho fatto vi è piaciuto tantissimo, vi faccio vedere proprio in diretta, sono le, guardate, è la mezza, e io domani starò fuori tutto il giorno, quindi mi devo un po' organizzare, sto preparando, userò il contenitore questo qua fighissimo che ho comprato da Ikea, vi abbiamo fatto il video io e mia sorella di tutti gli acquisti Ikea sul primo canale, vi lascio il link casomai nei box informazione, lo adoro troppo, veramente ne sono innamorata. L'unica cosa ragazzi che è un po' piccolino, mi piace come si chiude ermeticamente ma è un po' piccolo, quindi è carina sta cosa che questi si possono estrarre, però è troppo piccolo per me, vabbè. Comunque mi porterò questo più qualche altra cosa, perché come sapete ho tanta fame, e vado a utilizzare il riso basmati. Ragazze, vi volevo tanto dire questa cosa, non è importante la marca ovviamente, lo sto preferendo anche a quello integrale, perché vi faccio vedere subito la differenza dal punto di vista nutrizionale, a parte il fatto che questo qua basmati si cuoce in pochissimo tempo, tipo 7-8 massimo 10 minuti, veramente velocissimo, e questo qua a chicchi lunghi, vedete ho già l'ho cotto praticamente semplicemente nell'acqua bollente, come si cuoce sempre il riso. Rispetto a quello integrale ha meno calorie, infatti se potete vedere questo qua ha meno calorie, questo il riso integrale ha tipo 369 calorie, questo ne ha 349, grassi ha molti meno grassi, questo ha 2,2 grassi, questo ha 0,6 grassi, e da punto di vista invece proteico sono equivalenti, quindi è molto più anche digeribile, ha un indice glicemico più basso, quindi ha praticamente zero grassi, comunque io, a me poi piace, quindi io lo preferisco, è quello integrale, con tutto che mi piace anche quello integrale, ma si cuoce veramente in troppo tempo, quindi iniziamo subito. Allora, io già ho cotto qua i piselli e praticamente li ho cotti semplicemente, non ho soffritto nulla, farò vedere un pranzo super leggero, non solo per portare fuori ma anche da mangiare a casa se volete stare proprio leggeri, che ovviamente quando si viaggia o si sta fuori non è che ci vogliamo abbuffare, vogliamo stare leggeri ma comunque mangiare bene. I piselli li ho cotti, vi sto dicendo, semplicemente con acqua, in cui ho aggiunto un pochino di dado granulare, ma non quello famoso, ma un dado vegetale bio, senza glutammato eccetera, una puntina di quello là, un po' d'acqua e l'ho fatti andare pochissimi minuti, e poi adesso ci aggiungo il riso e faccio praticamente un riso buonissimo, perché metto riso e piselli, quindi è buono ed è proteico ed è buonissimo. Il condimento ancora non ho messo l'olio, è super leggero, e adesso vi spiego come faccio. Come condimento, ragazze, in questo riso e piselli semplicissimo vado a mettere soltanto un po' di pepe e un po' di sale rosa dell'Himalaya, un pizzichino, non vado a mettere spezie, non vado a mettere nient'altro, per il semplice motivo che quando sto fuori non voglio aglio, cipolla, perché se dopo no, Nancy, puzza il fiato. E quindi vi ve lo sconsiglio, anche se amo tantissimo le spezie, non metto proprio nulla, proprio per farlo leggero e che non mi rimanga nulla sullo stomaco, quindi sale, pepe e olio, che però aggiungeremo dopo. E adesso praticamente vado a comporre il mio piatto. Nel mio contenitore, la parte più grande, ovviamente metto carboidrati e proteine, che in questo caso sono i piselli, proteine vegetali, quindi questo è un piatto vegan anche, ma comunque proteico e buonissimo. Riempiamo bene, qua ci va poca roba, io mi porto questo e un altro perché veramente c'ho troppa roba. Due contenitori e non ce va niente, ce ne va poco, è troppo piccolino, vabbè. Poi qua in un quadrato vado a metterci le verdurine. Adesso voi, come sapete, come verdure scegliete quelle che preferite, che piacciono a voi. A me piacciono tantissimo le zucchine e le carote, che ho cotto in pochissimi minuti semplicemente a vapore, quindi veramente occorre pochissimo tempo. Queste ce le ho sempre pronte nel frigo, che servono sempre. E anche queste ce ne vanno poche, ma no, come devo fare? Mi devo portare, due contenitori, due di questi mi devo mangiare, faccio proprio porcellina domani, vabbè, però ci vanno poche cose, vabbè. Comunque le verdurine, sulle verdurine anche
non metto nulla, metto soltanto un pochino di sesamo, quindi non metto spezie, nulla, metto soltanto quello, dovevo mettere prima, mi sono dimenticata, perché volevo mettere soltanto un pochino di sesamo, giusto per dare un po' di sapore. Qua ci metto un po' di frutta, ragazze, che fa sempre bene, mettete quella che preferite. Io ho scelto il kiwi perché è ricco di vitamina C, quindi mi serve, perché sarà una giornata pesante, il kiwi ce ne va, quindi metterò due kiwi. E vai, e va, se magna col kiwi. Qua, quindi due kiwi, mamma mia, bellissimo. No, veramente non ci vanno due, però vabbè, io ce lo faccio andare, almeno mi sazio con kiwi. Sopra qua, ragazzi, faccio scoprire una cosa, una magnificenza: bacche di goji sopra al kiwi. A me piace tantissimo mangiare il kiwi appunto con le bacche di goji sopra. Penso di avervelo fatto vedere in qualche foto su Instagram. Adoro troppo. Poi fine domani si ammorbidiranno anche un pochino queste qua, diventeranno buonissime. Vi ricordo che le bacche di goji anche sono una fonte di proteine, oltre che di vitamine e sali minerali, quindi sono ottime per tenerci su, ma sveglie energiche in questa giornata fuori. Qua il nostro contenitore è fatto, è buono buono. Come vi ho detto, non ho messo l'olio. Ta-ta, eccolo qua, io sono super attrezzata per i pranzi fuori. Queste qua, queste bottigline, a volte non lo so dove si trovano. Sì, si trovano, mettono la salsa di soia, tipo la salsa di soia, sì, è vero, sì. Me la mettono nel stand giapponese, oppure anche si trovano in questi tutto casa. Sì, comunque si trovano. Io ho riempito questa qua con l'olio extravergine d'oliva e domani prima di mangiarlo lo metterò un po' qua e un po' sulle verdure, ovviamente sul kiwi no. E quindi poi me li mangio buonissimo. Ah, mo lo metto in frigo e domani mi aspetta un bel pranzetto sano e leggero. Buon appetito. Ciao. Per farvi vedere che quello che vi dico nei video è la realtà. Guardate dove siamo il giorno dopo. Trenitalia, stiamo nel treno. Ecco qua il mio bel pranzetto. Ci ho messo l'olio sopra ed è buonissimo. Anche ma non sto mangiando. Però devo dire una cosa, che se non avete questo contenitore con gli scomparti non fa nulla, perché guardate a lui cosa ho fatto. Ecco qua Max, praticamente non ho fatto altro che mettere tutto assieme il riso con i piselli e con le verdure, ed è buonissimo, è vero? Certo che una bella pizza sarebbe stata meglio, però vabbè, l'alternativa. Quindi adesso mangio tutto tutto tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, Max, mettete un bel pollice in su, è vero? Dillo anche tu, così lo mettono il pollice in su. Due pollici in su. Mettete un bel pollice in su e se non siete ancora iscritti iscrivetevi anche a questo mio secondo canale.